La dieta salutista prevede frutta e verdura a volontà, ma la ricerca di frutta e verdura genuina a chilometri zero è disperata. I nostri quartieri sono invasi da fruttivendoli egizi, comodi perché aperti ad orario continuato e anche nei giorni festivi, con bella frutta e verdura a prezzi quasi popolari, ma insipida e soggetta a veloce scadimento. Altrettanto dicasi per i supermercati. Non è garantita la stagionalità, il sapore è sparito e la frutta, a causa della conservazione refrigerata, passa dall'acerbo al muffito nel giro di poche ore. Da ragazzo si compravano pesche saporitissime che duravano anche 15-20 giorni senza deteriorarsi. Provenienza sconosciuta, terre e acque inquinate da pesticidi, prodotti chimici per lo sfruttamento intensivo dei terreni e delle piante da frutto. Questa nostra società, malata di stupidità e di iperigienismo, si sta suicidando, abbassando le proprie difese immunitarie e ha perso il gusto per il buon cibo. Esasperato, decido a farmi una decina di minuti a piedi, da casa fino al mercato rionale. Mi dirigo al banco del signor Giuseppe, produttore diretto che ogni giorno porta la sua produzione biologica dal campo di quel di Trevignano, irrigato con la buona acqua del lago di Bracciano e niente più. Motivo per cui ha ricevuto riconoscimento alla sua agricoltura biologica da parte della Regione Lazio, senza neanche richiederlo, solo per aver continuato a coltivare con le tecniche tradizionali. Ad ulteriore garanzia di qualità aderisce a Campagna Amica di Coldiretti. Dimmi. Allora, ha avuto un successo come previsto. Grazie. Allora, volevo un po' d'albicocche. Quante devono essere albicocche? Ma vedo che... queste o tutte queste? Anche tutte queste, va bene. E poi volevo un po' di queste, mi dia tre di queste e tre di queste. Tre bianche e tre. Tre bianche e tre. Vediamo. Ci lascio il ramo. Infatti quella è garanzia di... Della freschezza. Della freschezza. E tre di queste. E tre di quelle. No, non mi dia il sacchetto di plastica, rimetto nello zaino, così risparmiamo anche sulla plastica. Sì, grazie. Vado? Sì. 7,50. Dica lei? Senti, queste vesti è chiamata la tabacchiera. Sì, lei lui ha detto che... No, fu buono, c'ha un osso piccolo piccolo. C'è uno stesso piccolo dentro. Grazie. Grazie a lei. A quanto le fa? 20 euro. Quanti devono essere? Qui sono 4, 6 vanno bene? Eh? Facciamo 8. Il signor Giuseppe mi racconta che la figlia all'età di 4 anni, seguendolo nel campo, amava staccare le tenere foglie di insalata per mangiarle seduta stante. Alla sua preoccupazione dovuta alla presenza di eventuali bidocchi, la bambina gli rispose di non preoccuparsi perché così facendo aumentava le sue difese immunitarie. Il sapore è scontato, la possibilità di interloquire con il fruttivendolo produttore permette di richiedere frutta che duri nel tempo, ricevendo consigli tipo: non prenda le pesche gialle perché, seppur belle e buone, appartenendo a un vecchio albero, sono più delicate. Perché basta qualche albicocca. Vai al numero di con le albicocche?
Altri tre. Senta, volevo un po' i pomodori. No, mi dia quel tipo, il tipo Piccadilly, quelle 12,50. Anche un po' di più. Prendi te questa? Vabbè, volevo vedere che mi dicevi no. Lui è forte. Volevo vedere se mi dicevi no. Lui è forte. Basta così, mi avevo in mente dopo. Che c'è 2,50 mo? No, senza sacchetto, no, di plastica, no. Risparmiamo la plastica. E devi dare 2,50 euro, me ne domani. Dai, me ne domani, non ti preoccupare. Un euro ce l'ho. Così dammi un euro, così domani c'è €1,50. Così domani la prendi via. Niente, me devi dare noi. 3 euro mi ha detto, no? Ma riposto, è soprattutto... Sì.